Carissimi, bentrovati. Siamo in un luogo che sicuramente riconoscerete molti di voi, Piazza del Duomo, qui a Firenze. E sto guardando, sto osservando, sto ascoltando tante, tante voci, tante persone che passano da questa piazza, che guardano, osservano, guardano quest'arte anche così bella, particolare, parlano della storia di questa città, parlano di quello che la storia anche dei fiorentini, la storia di questo popolo qui ci ha lasciato. E anch'io sto ascoltando qualcosa anche nel mio cuore che da tanto tempo che parla da parte del Signore di un rinascimento, di un nuovo rinascimento che sta arrivando. Un nuovo rinascimento che non è il rinascimento quello che è stato secondo l'uomo, anche se per certi versi e certi contesti appunto storici, culturali e religiosi di quel momento ha influenzato poi l'umanità intera nel corso dei secoli, di questi 5 secoli successivi, ma parlo di un nuovo rinascimento, un rinascimento spirituale, spirituale che porta la gloria a Gesù Cristo. E una parola che sicuramente questa città ha già ascoltato nel tempo, dalla parola forte di ravvedimento di un predicatore di quel tempo come fu Girolamo Savonarola, ma anche da una parola che i missionari negli anni hanno portato con tante difficoltà dentro le mura di questa città. Però io so perché questa cosa da tempo il Signore, lo Spirito Santo ce la sta dicendo da diversi anni, da quando ha iniziato anche questo lavoro di discepolato in mezzo a noi, dallo Spirito Santo, dalla parola di Dio, dall'amore di Gesù Cristo, dall'amore del Padre. E so che c'è questo tempo nuovo che sta arrivando, lo respiriamo, come accade anche nel naturale, come accade anche sotto gli occhi di tutti, a livello politico, anche artistico, a livello culturale e religioso. Qualcosa in questi anni si sta muovendo dentro questa città meravigliosa. E so che questo è anche un segnale di qualcosa che si sta muovendo a livello spirituale. A livello spirituale credo che di Firenze si parlerà dell'opera gloriosa dello Spirito Santo, dell'opera gloriosa di Gesù Cristo che sta iniziando già a muovere il Signore in mezzo a noi, e credo che ancora avrà un effetto, avrà un impatto su questa popolazione, e non solo, perché qui vengono persone da tutto il mondo, passano persone da ogni luogo, e quindi so che l'opera che il Signore ha iniziato in questa città molto tempo fa la porterà a compimento, un po' anche che può essere anche raffigurata con questa cupola che è sopra di noi, questa cupola veramente un'opera geniale di questo artista, del Brunelleschi, che credo ci parli comunque ancora oggi, un'opera che poi è rimasta incompiuta, e questo purtroppo sta anche nella nostra caratteristica come uomini. Possiamo iniziare delle opere e non portarle a compimento alla fine, anche se hanno già la loro bellezza, la loro gloria dell'uomo ovviamente, ma quello che è la gloria di Dio, quello che è l'opera di Dio, quella Lui inizia e Lui la porta a compimento. Quello che Lui ha stabilito, il Signore dei Signori, il Re dei Re, Lui lo fa. Lo fa qui a Firenze, lo fa qui in Toscana, lo fa qui in Italia, lo fa in tutte le nazioni, lo fa nella sua Chiesa. Il Signore ha iniziato un'opera e Lui la porterà a compimento. Noi uomini talvolta lasciamo le opere incompiute, ma quello che fa la mano di Dio non è la mano dell'uomo. Lui porta a compimento quello che ha iniziato. Quindi, che dire, è qualcosa di meraviglioso, c'è un'aspettazione particolare, c'è qualcosa che brucia nel nostro cuore per vedere qualcosa ancora di nuovo, qualcosa di meraviglioso e qualcosa di straordinario che la mano del nostro Dio, il vero unico Dio, Gesù Cristo, e il suo Spirito Santo porteranno a compimento in mezzo a noi, alla gloria sua. Ciao, a presto. Ciao, ciao.